Fuori. Giocavano i ragazzi a piedi nudi, battendo i soldi contro il muro delle case. Le vecchie sedevano davanti alle porte. I contadini portavano a bere le bestie. Al circolo di conversazione si osservava la gente in una città di pettegole e miserie. E per tutti era questo il sud, la Sicilia, insieme al sonno pomeridiano durante l'afa e di profumi d'aglio e di basilico. Ma io sono cresciuto in una sorta di astronave, in grandi stanze barocche e polverose, fra interminabili questioni di interesse che trattavano d'eredità non mantenute, di proprietà dilapidate, di brillanti sostituiti, perfino delle lenzuola del corredo della zia Nina, una mentecatta morta 50 anni prima, nell'attesa di un marito perso per strada. Io conoscevo la vita dai libri di mio padre, coinvolto in un'atmosfera di ambigui contrasti, di differenze di casta a circolo chiuso, dove tutti avevano la propria collocazione, meno il ragazzo che sognava ad occhi aperti, a cui ognuno insegnava una verità diversa, a cui rimasero da questa assurda astronave solo le favole che raccontava a se stesso. Emanuele, prima di tutto, è un amico. Era un amico. Una di quelle amicizie che non si scordano mai, che ti accompagnano per tutta la vita, anzi, diciamo che danno alla tua vita una scaletta, formano una scaletta della tua vita e la incontri di tanto in tanto, di pausa in pausa. Ermanno. Veniva da Roma e lo chiamavano Ermanno. Emanuele Schembari era uno, nessuno e centomila. Un anarchico dei sentimenti. Emanuele Schembari, nella mia memoria, era capace di coniugare l'aggressività dell'anarchia, la voglia della trasformazione a tutti i costi e superando qualunque ostacolo, con la capacità di mantenere in piedi i sentimenti più tradizionali e più conformisti. Emanuele Schembari era mio padre ed era un ragazzo che è rimasto ragazzo, con i progetti di un ragazzo, con i sogni da realizzare, con l'entusiasmo di un ragazzo. E lui è morto, che aveva compiuto 80 anni, da pochi mesi, e forse come pochi si può dire che sia scomparso prematuramente. Era un esistenzialista e quindi nello stesso tempo viveva con la consapevolezza della precarietà della vita, con le incertezze del futuro e con il senso della morte sempre vicino. Il mio amore per te è scomparso come a rondine in volo. Non ti resta più niente e non ho nulla da darti. Il mio amore per te era pura follia, disperazione sottile e inebriante. Adesso rimango spalancate le braccia sotto un cielo oscuro di voli. Non volevo scordarti, lo giuro. Il mio amore per te è scomparso come quando uno è distratto e un oggetto sparisce da solo. La prima raccolta, Dove rimani viva, del 68, e la seconda, La transizione rabbiosa, uscita 4 anni dopo, sono di fatto contemporanee. Nella prima è il referto solo a tratti ironico, giocoso, di un amore naufragato. Nella seconda, invece, questo dato viene bruciato al fuoco bianco di grandi tematiche come la mortificazione dell'io, la massificazione della cultura. Cosa sono i piccoli problemi di un piccolo uomo di fronte alle grandi tematiche della storia?
Nelle auto bloccate, carceri senza sbarre, giostre per adulti. Aspettiamo, occhi chiusi, la buia vacanza di nulla, stabilita con esattezza. L'attaccamento a noi stessi è duro a morire, come un giorno di noia. L'esito di questo confronto tra l'uomo e il mondo non è affatto scontato, anche perché non si tratta di uno scontro combattuto in campo aperto con gli eserciti schierati, piuttosto di una partita a poker, come quelle in cui il padre del poeta, il padre di Emanuele, aveva dilapidato un intero patrimonio. Mio padre è rimasto più giovane di me. Alla mia età era già morto da anni. Mio padre, così ricco di vitalità, si è giocato la vita perdendo in partenza le battaglie che ho saputo vincere. Le più difficili, quelle con se stessi, si concludono con lui. Le mie ascendenze. Prima c'era solo nebulosa confusione e gente irrilevante senza peso. Era lui il ragazzo che non voleva crescere, che mi ha insegnato ad essere come sono, senza consigli, fra una battuta e un sorriso, sul suo viso, distruggente sopravvissuto. Ripercorrere passo dopo passo la strada tracciata dal padre conduce dritto alla tomba. Perciò Emanuele lo idealizza, lo trasforma in personaggio, fa della poesia l'unico mondo in cui è davvero possibile emularlo. Niente formalità tra di noi. Non c'è bisogno di parole. Assolutizzati i pensieri da insonnie inventate, un punto fermo motivo scontato di scelta è importante. Tutto è stato usato e sprecato ogni volta, ma ritrovare le vie smarrite con qualcuno che parla la lingua di sempre può essere la soluzione inevitabile. Un altro modo di ritrovarsi, rifacendo il percorso, ormai scalutriti da esperienze concluse ugualmente. Ricadiamo negli stessi errori. L'unico aspetto è quello fondamentale. Il resto è cornice, sovrastruttura, privo di alternative. Il gioco si subisce fino in fondo. Il gioco si subisce fino in fondo. Che significa concretamente subire il gioco? Il punto è che la certezza di uno scacco esistenziale determina un avvitarsi su se stesso del linguaggio, perfettamente in linea con la poesia di quegli anni. Non dimentichiamo Sanguinetti, Pagliarani con la ragazza Carla, il gruppo 63 e l'esperienza siciliana, ma in cui Emanuele fu in qualche modo tirato per i capelli dell'antigruppo. Il risultato è una demistificante mimesi della Babele contemporanea che, anche con lo spostare beffardamente l'attenzione dai veri signori del mondo a quelli del discorso, come accade nella celebre I Poeti, denuncia l'insufficienza della parola, o peggio, l'assoluta insignificanza del reale. I poeti. Bisogna lasciarli alle loro distorsioni, a quel modo di legarsi all'infanzia complessata. Non è il caso di considerarli, non servono. Clienti di se stessi, produttori e consumatori di merce campione senza valore, ripetitori di parole a cui non credono. L'ideale sarebbe rinchiudersi in un campo isolato, fino alla guarigione, fino alla morte, dove ognuno assillerebbe l'altro recitando i suoi versi, fino alla noia, fino alla follia,
I poeti. Lasciateli ai poeti. Sanno come nuocersi e eccellono solo in questo. Il motivo che mi colpisce di più in Emanuele è l'idea dello smarrimento. Lo smarrimento dell'io che va alla ricerca di se stesso e in questa ricerca può essere dolente o rabbioso allo stesso tempo e fornisce uno specchio dell'animo umano che è assolutamente completo. Emanuele Schimberi è un uomo appassionato. In quanto tale, tutta la sua vita è stata segnata dalla ricerca delle passioni. In particolare, il cinema è stata una delle sue grandi passioni, proprio perché nel cinema si sintetizzava tutto il meglio che lui riusciva a produrre artisticamente. Innanzitutto la scrittura, scrivere di cinema e scrivere per il cinema, perché non ci dimentichiamo che è anche stato un valente sceneggiatore. In particolare, insomma, ha collaborato il suo amico Enzo Battaglia nella realizzazione del suo film Gli Arcangeli. Una notte a Firenze. È una notte improvvisa a una partita. Di calcio, a due, in Piazza Signoria, con un barattolo e avevamo 20 anni. Io ed Enzo, che imitando Carosio fungeva anche da radiocronista. Dopo un giorno trascorso a visitare Firenze per la prima volta da turisti squattrinati a sceglierci un angolo a Santa Croce con Foscolo, gli altri, e c'era vita per entrambi che si estendeva a perdita d'occhio. Non si immaginava nella chiassosa sequela di calci al barattolo e il suo rimbombo sulla piazza vuota come uno dei due sarebbe diventato un mito da morto. Sembrava naturale in quei radiosi anni 50 quella voglia di vivere e la speranza di un futuro brillante, un giusto riconoscimento ai meriti, che forse avevamo solo inventato in quel nostro primo viaggio insieme, quando a Roma doveva ancora arrivare, per costruire un muro fra di noi, fatto coi suoi successi e le sconfitte che toccavano a me, come sempre, prima che le parti si invertissero. E non era questo che desideravo, ma continuare la partita col barattolo, ascoltando la sua allegra radiocronaca, raccontata alle chiese e alle fontane. Come Leopardi, anche Emanuele è infatti convinto che la felicità non consista tanto nel vivere, quanto in ciò che precede e in ciò che segue una determinata azione, nel desiderare e nel rimembrare. Lui si colloca al di là del tempo, lo dice lui stesso in una delle sue composizioni più riuscite, al di là del calendario. Sfugge la vita a cui siamo aggrappati, mentre si sono persi valori e sensazioni, e restano solo i ricordi a bruciare in un falò di battaglie perdute sullo sfondo della recita quotidiana. Ce ne andremo seguendo il filo inesorabile. Diminuiscono gli amici a cui telefonare e con la loro progressiva sparizione anche noi ci diminuiamo. Siamo rimasti in pochi a ricordare gli stessi ricordi. Si assottigliano le probabilità di rivivere certe sensazioni e i progetti svaniscono. Rimane solo la grande pietà per noi stessi, alla ricerca di ogni giorno che si stacca e scompare ciò che esiste solo nella memoria per le persone che non rivedremo più. Noi siamo rimasti al di là del calendario a rubare ogni ora di luce e respiro. Al di là del calendario, al di là della memoria, al di là del tempo e dello spazio, dove le persone vivono e brillano di luce propria, come la pellicola di un film che può rivedersi e ammirarsi all'infinito. Leopardi aveva il suo ermo colle
La siepe di Emanuele sono la sua casa, i suoi luoghi, i suoi familiari, i suoi affetti. Quasimodo raccontava il suo lamento per il sud. Ed era comunque un legarsi a una terra che amava e odiava allo stesso tempo. Emanuele Schembari, dentro questo sud che ha vissuto integralmente, secondo me anche mentre era a Roma, continuava a vivere questo suo sud, ne ha colto tutte le contraddizioni e le ha trasferite nella sua dimensione poetica. Ma sono convinto che forse amasse di più quella parte di sud che apparentemente invece segnalava come da rinunciare, come da abbandonare, come da mettere in disparte, perché aveva la consapevolezza che era quella parte che aveva reso possibile tutto il resto della sua poetica e dei suoi versi. Nel dire questo mi ricordo un'esperienza personale, diretta. Quando a 18 anni ho avuto l'avventura piacevolissima e casuale di fargli leggere i miei primi versi, perché allora mi illudevo di poter essere poeta, mi ha dato una serie di dritte, mi ha detto quello che non andava, mi ha detto, ed era molto, mi ha detto quello che andava ed era anche questo, per la verità, non pochissimo. E poi mi ha detto una cosa che sintetizzava questo suo atteggiamento. Di noi amiamo tutto, anche i difetti, immagina i versi. Ecco, io credo che questa frase voglia dire di noi amiamo tutto e della nostra terra non possiamo non amare tutto, anche le sue tremende contraddizioni. Credo che una figura come Emanuele manchi maledettamente a questa città. Non ha un erede, non ha un sostituto, non ha, ha tanti, tanti estimatori, ma il ruolo che ha rivestito Emanuele a Ragusa dalla metà degli anni 70 fino alla sua scomparsa è stato di una importanza che solo oggi, a distanza di 3 anni dalla sua mancanza, possiamo cominciare a toccare con mano, perché questa città manca di un'anima polemica, vitale e sublimamente poetica come la sua. Emanuele era anche, ed è stato il grande ideatore e fondatore di questo centro servizi culturali di Ragusa. Tutti debbono saperlo e tutti debbono sapere che se oggi il centro servizi culturali di Ragusa è una realtà che molti ci invidiano, è merito di Emanuele. Questa sua grandissima intuizione, che poi è un'intuizione che abbiamo condiviso un po' tutti, di mettere al centro della cultura della nostra città la cultura che viene dal basso. Guardate, io ho fatto per anni televisione, io sono anni che sono qua, io a Roma facevo parte del centro sussidi audiovisivi, presentavamo film. La prima volta che io ho dovuto fare un discorso, ho perso il pubblico, ho perso il filo e me ne sono andato, non l'ho concluso. Ora il parlare in pubblico è anche abitudine. Ora il premio, no, io spero che potremo organizzare anche la 23ª edizione, malgrado le ristrettezze economiche che si fanno sempre maggiori, malgrado il Comune ci fa sempre la riduzione del 10%, perché giustamente gli amministratori e soprattutto gli assessori alla cultura che vengono scelti con cura per la loro sensibilità e per la loro grande preparazione, i quali sono convinti che sempre meglio la sala della Cittella che prendere le poesie e ci metto la firma. Sono anni che gli assessori, indipendentemente dai colori, perché i colori sono illusioni ottiche, si somigliano come gocce d'acqua. E di solito, io non voglio parlare male degli assenti, ci mancherebbe, ma di solito quando non si dà a chi dare, dice questo lo dobbiamo fare assessore, che gli diamo? Ci mettiamo alla cultura d'arte.
è così. Quindi ci viene addestrata la somma sempre di là. Io non ho più, non dico che non ho più l'età, ma non ho più l'età che avevo 10 anni fa e 20 anni fa, questo sì. Oh, in ogni caso, se non ci sono io, se ci sono in parte, ho scoperto che c'è chi mi può sostituire e questa è una bella cosa. Io mi auguro che ci sarà una 23ª edizione. Io vi ringrazio e alla prossima volta. Grazie. Io non sono più. Io cerco una strada che non posso trovare. Mi trasformo e mi nascondo dietro uno specchio che non ha la mia faccia, ma quella di un altro che appartiene al passato, che non riesco a distinguere. Intanto perdo l'orientamento e giro a vuoto, ascoltando il tic che tio dell'orologio a pendolo che sta fissato alla parete. E se mi trovo a bussare ad una porta, qualcuno risponde ma nessuno apre, io vado via. E un'angoscia mi stringe con la sua mano attorno alla mia gola. Divento tutto di coloro che ho incontrato una volta da qualche parte, dei quali ho dimenticato i volti e perso i nomi nella incredibile confusione della vita.